Bentrovate ragazze, eccoci qua con una nuova video lezione, sempre a proposito del poeta che stiamo studiando, ovvero Gaio Valerio Catullo. Oggi vi propongo il Carme 5, che è un Carme molto famoso, spesso viene chiamato la canzone dei baci. Ecco qua il testo. Per prima cosa, vi faccio notare che ho usato diversi colori nelle mie, diciamo, sottolineature. Per mettere in evidenza diversi aspetti su cui ci dobbiamo soffermare. Allora, la parte sottolineata o comunque evidenziata in grigio riguarda, diciamo così, un po' le novità grammaticali, tematiche di grammatica che non abbiamo mai studiato e che cogliamo appunto l'occasione almeno per nominare attraverso questo testo. Mentre la parte azzurra riguarda più, diciamo così, la costruzione un po' retorica del testo, quindi legata poi alle tematiche che vengono affrontate. La parte gialla è la parte più fonica, mentre la parte verde riguarda un approfondimento sul lessico. Quindi adesso intanto come prima cosa direi di leggere il testo e di farne la traduzione in modo molto, diciamo, lineare. Questa traduzione che vi chiedo, come al solito, poi di trascrivere sul vostro quaderno. Poi passeremo all'analisi degli aspetti, soprattutto grammaticali, della lingua. Vivamus, mea lesbia, atque amemus, rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus assis. Fermiamoci qua. Viviamo, mea lesbia, e amiamo, e stimiamo, estimemus, cioè valutiamo che cosa? I rumori, le voci, i pettegolezzi degli anziani piuttosto severi, troppo severi, scusatemi, omnes rumores, estimiamo e valutiamo tutte le chiacchiere, tutti i pettegolezzi degli anziani piuttosto severi, un solo asse. L'asse era una moneta, quindi è come dire, no, non valgono nemmeno una lira. È un genitivo di stima questo che vedete. Qui vi ho sottolineato i tre verbi perché dovreste notare che hanno una vocale diversa rispetto a quella che dovrebbero avere se fossero un indicativo presente, perché amo, ad esempio, che è un verbo che conosciamo, amo, amas, amat, amamus, no? Invece qui abbiamo amemus. La vocale differente vi segnala che siamo in un modo nuovo verbale, il modo congiuntivo. E questo sono tre esempi del congiuntivo esortativo. Congiuntivo esortativo, che vi ho messo, poi vedete qua negli approfondimenti grammaticali, è di solito usato al tempo presente e è un altro modo per fare l'imperativo, certamente in un modo che però vuole essere più dolce, più delicato, un'esortazione, un consiglio, appunto, vivamus e amemus. Quindi, i primi tre versi, invito a vivere, diciamo così, liberamente il proprio amore. E a non dar peso ai commenti, diciamo così, degli anziani. Soles occidere et redire possunt. Nobis cum semel occidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda. C'è sempre un errore, ragazzi, perpetua ovviamente con una T sola. I soli, quindi i giorni, potremmo dire noi, possono, ma letteralmente i soli possono tramontare e ritornare, quindi i giorni possono trascorrere. Cum semel occidit brevis lux, ma quando, una volta che, diciamo così, la breve luce, cioè il giorno, occidit, cade, termina il giorno, ma forse anche la vita, poi diremo, nobis nox est perpetua una dormienda. Da noi una unica notte eterna deve essere dormita. Detto così, diciamo in italiano non suona molto bene, ma è per farvi vedere la costruzione di questo costrutto che non conosciamo, che è la perifrastica passiva. Noi avevamo studiato la perifrastica attiva, se vi ricordate. La perifrastica passiva si forma col gerundivo, che è questa dormienda, seguito dal verbo essere e il complemento d'agente, perché ha valore passivo, come dice il nome stesso, viene espresso attraverso un dativo. Quindi nox dormienda est nobis, letteralmente una notte deve essere dormita da noi, esprime un'idea di necessità.
che poi noi possiamo trasformare in noi dobbiamo dormire. Quindi sostanzialmente dice i soli, i giorni possono cadere, tramontare e ritornare, ma noi, una volta che appunto la breve luce termina, dobbiamo dormire un'unica perpetua notte. È ovvio, è evidente l'allusione alla morte. Dami basia mille, dein decentum, dein mille altera, dein secunda centum, dein deusque altera mille, dein decentum. Ecco il trionfo dei baci. Dammi, da è l'imperativo, mi sarebbe mi, è la forma diciamo contratta, dammi mille baci, e poi cento, e poi altri mille, e poi ancora cento, e poi fino ad altri mille, e poi ancora cento. Dein cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa, ne sciamus aut nequi malus invidere possit, cum tantum sciat esse basiorum. Poi, quando ne avremo fatti, fecerimus futuro anteriore, molte migliaia, conturbabimus illa, li mescoleremo tutti, li confonderemo. Ne sciamus, finale, subordinata finale al congiuntivo, affinché non sappiamo, cioè per non sapere più quanti ce ne siamo dati, o affinché, sempre un ne possit, ne sciamus, è la costruzione della subordinata relativa negativa, finale negativa, o affinché quis malus, nessun malvagio possa invidere, possa gettarci il malocchio, cum sciat, sapendo, tantum esse basiorum, che c'è, che ci sono tanti baci, tanto di baci genitivo partitivo. E qui cum sciat, il cum più congiuntivo, introduce un'altra subordinata, che è la subordinata narrativa. Quindi, subordinata finale introdotta da ut o ne per la forma negativa, seguita dal congiuntivo presente imperfetto. Ne sciamus, affinché non sappiamo, oppure per non sapere, questo è l'esempio. Mentre il cum narrativo, o il cum più congiuntivo, è una subordinata che in italiano non esiste più, quindi possiamo dare nella traduzione o una sfumatura causale o temporale a seconda del contesto. Ma di solito lo si traduce col gerundio, quindi se il cum è seguito dal congiuntivo presente imperfetto, si traduce col gerundio presente. Se è seguito, scusatemi, dal perfetto il più che perfetto, si traduce col gerundio passato. Cum sciat avevamo noi, gerundio prese congiuntivo presente, quindi sapendo, oppure poiché sa, oppure quando sa, ovviamente dipende dal contesto. Quindi, ripetiamo, diciamo così, la nostra traduzione, e poi in una seconda parte ci occuperemo invece di fare un'analisi un po' più letterale. Quindi viviamo mia lesbia e amiamo, e stimiamo, valutiamo tutti i pettegolezzi, tutte le voci, tutte le dicerie degli anziani troppo severi, un solo as. I soli possono tramontare e ritornare. Noi, una volta che la breve luce termina, dobbiamo dormire un'unica notte eterna. Dammi mille baci, e poi cento, e poi altri mille, e poi ancora cento, e poi fino ad altri mille e ancora cento. E poi, quando ne avremo fatte molte migliaia, li mescoleremo tutti quelli illa, per non sapere, o affinché nessun malvagio possa gettarci il malocchio, sapendo che c'è tanto di baci, sapendo che ci siamo dati tanti baci. Ci fermiamo qua con la parte, diciamo, più linguistica e poi ritorniamo con un'analisi invece più letteraria. A presto!